Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Gianmarco Pozzecco, intanto come state? Bene. Bene, un mix tra tensione, entusiasmo e senso di responsabilità, mi auguro. Sai, qui in Fortitudo tutte le vigilie sono vissute per come la gente vive poi la fortitudinità, e quindi è normale che ci sia attesa. Bisogna riuscire a vivere le emozioni positive, mettere da parte quelle un po' negative, tipo la pressione, e riuscire poi sostanzialmente a gestire le cose nel migliore dei modi. Verona è l'unica squadra che ha vinto due volte in trasferta in questi ottavi di finale. Che tipo di compagine è la squadra allenata da Dal Monte? Ma secondo me ha avuto un percorso particolarmente travagliato, soprattutto all'inizio, nella prima parte della stagione, e poi il lavoro di Luca si è visto, e adesso giocano secondo me una pallacanestro completamente diversa dall'inizio dell'anno. Anche loro hanno un po' accorciato le rotazioni, giocano prevalentemente con 7-8 giocatori che hanno fiducia, sono in fiducia, chiaramente poi dopo aver vinto gli ottavi di finale con un secco 3-0 saranno ancora più convinti dei propri mezzi, e questa è una cosa che un po' ci spaventa. Dovremmo essere bravi a far vedere a loro fin dall'inizio che magari le cose potranno andare in modo diverso, però siamo anche consapevoli del fatto che sarà dura, sarà una battaglia, saranno 3, 4, 5 battaglie, il risultato è assolutamente in bilico. Secondo me abbiamo 50-50% di possibilità di passare a testa, e quindi sarà complicata. Come ho detto in questi giorni, secondo me è il turno poi più difficile. Troppo banale dire che partirà tutto dalla difesa. In stagione regolare la Fortitudo ha vinto le due partite tenendo gli avversari a 54 e 62 punti. Può riassumersi in questo dato statistico la serie oppure no? Ma la difesa è, secondo me, un po' negli anni è un po' per certi versi la filosofia difensiva è un po' cambiata. Una volta si pensava che servisse enorme energia, oggi secondo me serve enorme energia, ma serve anche enorme concentrazione, perché spesso devi riuscire a leggere, a fare poi di conseguenza la cosa giusta. Noi secondo me da questo punto di vista dovremmo essere pronti, concentrati, e quindi di conseguenza poi giocheremo secondo me magari anche bene in attacco. La concentrazione secondo me sarà fondamentale. Ultimissima cosa, turnover, già deciso qualcosa oppure no? Quasi. Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it